Il titolo di questa assemblea è Roma da centro del sistema paese alla periferia dell'Unione Europea, che di per sé è un titolo intrigante perché stiamo parlando di Roma capitale, da capitale a periferia, per cui insomma i compagni, le persone che non hanno avuto la possibilità di stare attenti alle modifiche strutturali, alle trasformazioni in atto, potrebbero anche non comprendere. Però il presupposto da cui partiamo, l'asserzione, è che questo processo di costruzione dell'Unione Europea c'è una generale ristrutturazione economica produttiva, una polarizzazione nord-sud, centro-periferia, che si fa sentire sia a livello continentale di Europa, sia a livello del nostro paese dell'Italia, che anche delle aree metropolitane e del tessuto metropolitano. Che questa ristrutturazione, riconfigurazione, non è soltanto di carattere economico produttivo, ma diventa anche culturale, storica, e si regge su due concetti basilari, fondamentali. Uno è la centralizzazione e concentrazione dei poteri decisionali a livello dell'Unione Europea, che deve sostenere naturalmente la competizione globale di Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, eccetera, eccetera. E dall'altra parte l'altro elemento è che questa cosa comporta una marginalizzazione consistente di aree e territori vasti, con lo sviluppo di nuove contraddizioni, nuove disuguaglianze di classe, e questa cosa si può leggere anche insomma nel nostro paese, qui le vicende in particolare di Roma e di Milano. E a questo proposito non so chi ha letto o visto l'intervista al sindaco di Milano Sala, che è uscita sul Corriere della Sera mercoledì 24 gennaio, in cui Sala dice: oh, l'Italia, parlate bene, lui è milanese, non è neanche più italiano, insomma. L'Italia fa come fa Milano, oppure noi, insomma, no? Ci trasferiamo, non so dove, a Bruxelles, a Bordino, al centro dell'Europa. Insomma, questo dà l'idea appunto delle modifiche del contesto generale. Mi fermo qui, do subito la parola a Mauro Longo, che ha giurato insomma di essere breve.